Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video e come potete vedere quest'oggi non andiamo a fare nessuna sparatoria, ma bensì, come avete letto sicuramente dal titolo, andiamo ad aprire i lanci di rifornimenti, quindi un bel pack opening sul canale. Intanto vi volevo anche salutare col mio soldato, se saluta. Ecco, allora abbiamo, vedete, 12 rifornimenti normali, comuni, e 18 rifornimenti rari. Spero di trovare qualcosa di interessante e noi ce li andiamo ad aprire qui. Allora facciamo, abbiamo prima 5 comuni e 5 rari, poi ci finiamo i comuni e finiamo i rari, quindi facciamo una cosa un po' così strana. Cominciamo con il primo rifornimento comune, via. Allora vediamo cosa esce. Epica mi sa, leggendaria, brutta. Apriamo il prossimo. Oh, dai. 3. Ah, niente, spostiamoci. Andiamo qua. Apriamo il quarto. Un po'. C'è qualcosa di epico. L'arma combattente. Non so cosa sia. Oh, abbiamo trovato una bella arma, raga. Bella arma. Andiamo a vedere cos'è. Sono curiosissimo. Bellissimo, raga. Guardate com'è bello. È la versione epica del Bren. Molto bello. Allora facciamo una cosa. Apriamo tutto e poi vediamo. Continuiamo con questo pack opening. Allora facciamo una cosa, raga. Apriamo tutti e poi vediamo cosa abbiamo trovato. Allora, mancano altri. Manca un altro comune. Andiamo. Allora, devo ancora capire le carte. Quindi leggendarie. Ha una specie di cornice particolare. Devo dire l'epica invece. Allora andiamo con i 5 rari. Allora, primo, il nulla. Ah, però vedete, è bello il biglietto da visita della fanteria. Bello, bello. Anche il punto arma per 5 minuti. Bellissimo. Andiamo con il secondo rifornimento raro. Vai. Nulla. Dai, noi stiamo cercando armi. Spostiamoci di nuovo qui. Vediamo un po'. Questo bowl lo vedo bello. Bello vuoto, niente. Raga, finora solo un'arma. Andiamo col terzo, se non quarto. Ancora niente. È uscita più roba nei comuni. Abbiamo gli ultimi due e poi ci finiamo i comuni. Niente di niente, raga. Niente. Non ci sto uscendo. Niente. Vai. Nemmeno qui. Allora, solo cose rare. Andiamo, ritorniamo sui comuni. Abbiamo gli ultimi 7 comuni. Raga, lo so che è un po' forse una rottura di scatole, però vi ho portato un pack opening con 30 casse, che non è poco. Epico! Bellissimo. Vedete, nei comuni troviamo più roba. Andiamo a vedere l'altro pacco raro. Niente di che. Comunque mi sa che c'è il pulsante, se non erro, per aprirli più velocemente, senza fare ogni volta l'animazione. 3 rari. Però io sono convinto che facendo sempre l'animazione, quindi il lancio del rifornimento, porti fortuna oppure esca qualcosa di decente. Io continuerò a fare così per tutto il video. Epico. No, raro, scusatemi. Niente di che, duplicato. Io sto cercando le mitragliette, raga, le mitragliette epiche. Almeno una. Attenzione, epico. Epico. Punti arma per 20 minuti. Buono, ma non tanto. Dai, questo è leggendario? Ok, leggendario, ho già capito come... Sto capendo un po' le carte, quindi ho già capito la differenza tra leggendario ed epico, è raro. Dai, l'ultimo comune.
rari. Vai, ok ragazzi, sono rimasti solo i rari da aprire. Andiamo. 12 pacchi, 12 rifornimenti. Oh, punti esperienza da 10 minuti, ok, va benissimo, dai. Oggi vi ho portato un bel pack opening sostanzioso, ragazzi, avete visto? 30 bei rifornimenti, epico. Epico. Epico biscottino, dovrebbe essere la carabina. Dovrebbe essere l'epica della carabina, se non erro. Buono, 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 cominciano ad arrivare. Dai, penso che su 12 qualcos'altro arriva. Dai, dai, Sledger Game, leggendario. Punti esperienza arma per 15 minuti. Dai, dai, Cold, dacci qualcosa. Dacci qualcosina, rara. Niente, raga, niente. Finora solo due armi. Poi fatemi sapere qui sotto, ovviamente lo dirò anche a fine video, se volete altri pack opening che li accumulo. Epico. Epico. Brandy. Questo dovrebbe essere l'epico del Gris Gun, ragazzi, se non erro. Teniamolo in mente. Dovrebbe essere l'epico del Gris Gun. Dai, che forse avevo trovato il Gris Gun epico, la mia arma preferita. Raro. E peraltro il Gris Gun possiamo anche metterlo con la mimetica dorata, visto che ho dorato anche l'arma, quindi epico dorato, bellissimo. Epico ancora una volta, ragazzi. Epico. Virus. Questa è un'altra mitraglietta, raga. Questa è un'altra mitraglietta. Stiamo trovando di tutto adesso, stiamo trovando di tutto. Speriamo che il gioco continui così. Raro. Guardate quanti punti di esperienza, raga, mi sa che oggi riesco anche ad arrivare al prossimo prestigio direttamente. Mamma mia. Tanta roba, tanta roba. Niente. Gli ultimi due? O gli ultimi tre? Quanti ne mancano? Tre pacchi, ragazzi. Io li chiamo pacchi, abituato a Black Ops. Epico. Epico. Bello, bello. La mimetica, la divisa della fanteria, poi andiamo a vedere tutto. Penso che perderemo più tempo nel trovare gli oggetti, perché ancora non so come si fanno a vedere le uniformi. Che altro? Penultimo pacco scadentissimo. Ultimo pacco, ragazzi. Vediamo un po' cosa esce. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Dai, 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 niente. Rari, rari. Ragazzi, poteva andarci peggio. Abbiamo trovato 4 armi epiche. Andiamo subito a vederle. Allora, soldato. Allora, ecco le Gris Gun. Vedete, ha due versioni. Diciamo che potevano essere più bello il candy, guardate. Però ok, quello si può ottenere solo sbloccando tutti gli oggetti nella collezione, quindi questo dobbiamo aspettare. Però anche questo non è male. Versione proprio consumata, vecchia, noi la impostiamo. Vediamo con la mimetica oro come diventa. Potevano fare di meglio secondo me su quest'arma, però noi ce la impostiamo lo stesso. A me piace il Gris Gun. Ok, vabbè, tanto devo cambiare. Poi abbiamo trovato l'STG-44 Virus. Epico. Non cambia. Cambia un po', cambia un po'. Poi c'è la versione Siero più piccola. Abbiamo anche la carabina. Questo è bello, questo già mi piace di più. Questo invece di più, molto bello. E poi qui ho anche sbloccato in precedenza l'MG42 epico, ma non riesco ancora, non sono arrivato al punto perché devo prestigiare la corazza. E poi abbiamo trovato questo combattente, anche molto bello, secondo me è il più bello che abbiamo trovato. Abbiamo trovato anche qualche vestito, vediamo un po'. No. Allora, vediamo la corazza. Non mi ricordo, mi sa dalla fanteria abbiamo trovato qualcosa. Ecco, fanteria Volanta 2. Eccolo qua, questo abbiamo trovato, bellissimo. Questo penso che lo lascerò. Questi sono vecchi. Infatti sono vecchi, non so perché me li segna. Sinceramente. Vediamo se anche corazzata abbiamo trovato qualcosa. Corazzata, niente. E ci manca Montana, che infatti ci segna qualcosa. Ecco qua. Ho trovato il vestito per il Montana.
E poi gli spedizionieri, non abbiamo trovato niente. Bene ragazzi, il primo pack opening del canale si conclude qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io ovviamente vi porterò dei gameplay con le armi epiche, anche se non cambierà molto. Avete visto, avete solo dei bonus in più per rilivellare, ma niente di che, quindi l'arma rimane sempre la stessa, almeno sembra. Poi se ci sono dei cambi, ragazzi, sarò il primo a provarlo e a dirvelo. Detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, mi raccomando spargete la voce del canale, facciamolo crescere. Vi ho portato un bel contenuto, un bel pack opening bello sostanzioso. Noi ci si becca al prossimo video, un saluto da GemaGamer, ciao!